con me. La mia ospite di oggi è Angela De Laurentiis, lei si occupa di progettazione e sviluppo locale. E devo dire che a proposito di sviluppo, la costa è molto importante per questa regione, Angela. Sì. Intanto è una costa che cambia. La costa cambia chilometro dopo chilometro, 130 chilometri circa di costa. Non sembra, ogni tanto non sembra neanche di stare in una zona di mare, perché dal blu del mare, della costa adriatica, si arriva davvero in pochissimo tempo a queste dolci colline verdi, di questo verde intenso, con vigneti, uliveti, abbiamo tutto qui, eh. Siamo arrivati nella valle del Vomano e questo è il fiume che dà il nome appunto alla valle, che nasce dal Gran Sasso e arriva poi, sfocia tra i due borghi, quello di Roseto e Pineto. Sì. San Clemente al Vomano, questa è la chiesa, e San Clemente è davvero bella perché è arroccata su questa collinetta. Questa chiesa è appartenuta a un complesso benedettino, siamo nel comprensorio già di Notaresco. Edificata intorno al 780, come San Clemente ci sono altri presidi benedettini in tutta la vallata, ed è un filo conduttore praticamente che si ripete. Nel comune di Cervignano, proprio ancora nella provincia di Teramo, c'è questa torre di Monte Gualtieri, che è una torre molto particolare. È una torre particolare proprio perché ha base triangolare ed è una delle torri di avvistamento di terra, come ce ne sono altre, proprio nella vallata del Vomano, nel comune di Castellalto, di Morro d'Oro, e serviva proprio per fare da collegamento a tutta la difesa di questa valle. Di fronte a noi è il Corno Grande, la vetta più alta della catena del Gran Sasso, dietro il Corno Piccolo, Corno Grande che arriva a quasi 3000 metri, 2914 metri. Si riconosce perché è appuntito quello grande, esattamente. Il Corno Piccolo invece l'abbiamo visto prima un po' più tondeggiante sulla punta. Esattamente, eh? E qui Elisa c'è anche il ghiacciaio che si chiama il Calderone, che è il ghiacciaio più a sud dell'Europa. Qua c'è l'impianto sciistico. Sì, Prati di Tivo è la località sciistica principale del Gran Sasso, insieme anche a Prato Selva. Ed ecco qui Civitella che si affaccia sulla Val Vibrata. La vediamo, un paese tutto in pietra con questa fortezza borbonica. Sì, vero? Pensa che questa fortezza fu l'ultima a resistere all'invasione piemontese. Addirittura il 17 marzo venne fatta l'unità d'Italia del 1861, Civitella si arrese il 20 marzo, quindi l'ultima città ad arrendersi, della resistenza. La città della resistenza, l'ultimo presidio. Ecco qui Atri, intanto si vedono subito i campanili che spuntano. Quante chiese ha Atri, che non è grandissima come città? No, in un piccolo centro storico ci sono ben 13 chiese e tutti i grandi ordini religiosi sono passati di qui, dai domenicani, francescani, gli agostiniani. Guarda che bello il Duomo, sorge proprio sulle terme romane. Questo è davvero un paesaggio caratteristico, spettacolare. Questi qua sono i calanchi. Sì, siamo nelle cosiddette bolge dantesche. Le bolge dantesche, allora io vado nelle bolge dantesche. Grazie ad Angela, grazie per avermi accompagnata in elicottero. Quindi scendiamo giù.